Allora, il meeting 1995 è settimanale vita. Vi invitano questa sera a questo gesto che si intitola, ha un senso questo titolo, Ascoltiamo Sarajevo. Ascolteremo, ci sono qua tanti cittadini di Sarajevo, sentiremo la voce che abbiamo registrato ieri del suo vescovo, il cardinale Vinko Pulic. Ci chiederanno delle cose, cercheremo di capire, cioè questo è un gesto d'incontro, no? Le opinioni, come ha scritto su questo numero di vita il direttore del più importante giornale di Sarajevo, hanno fatto tanti morti come i cecchini in questi 3 anni di guerra, 1239 giorni, questi 300.000, 350.000 abitanti di Sarajevo vivono assediati, senza acqua, senza gas, senza energia elettrica. Vivono correndo per scappare dai fucili, per scampare alle granate. Allora, non è una serata ad opinioni, è una serata di incontri. Incontreremo attraverso i video, attraverso la presenza concreta delle persone. Alla fine, alcuni amici, Giorgio Vittadini, Formigoni, una rappresentante dell'ACNUR, la dottoressa Gesulfo, un grande giornalista, Federico Bugno, ci aiuteranno a capire il percorso che abbiamo fatto. Basta, io volevo dire semplicemente questo, vi voglio presentare Chiara Van Ellinghuizen, è un nome difficile, è olandese, che ci ha aiutato in questo viaggio. Lei è presidente di un'associazione, Sarajevo Life, è regista, attrice, anche giornalista, tutto, cosa fai? Tutto. Bosniaca d'adozione La ormai. bosniaca ha vissuto a Sarajevo e ha portato tanti amici e tanti video e quindi prego. Sì, allora, grazie. Allora, quando si va a Sarajevo, se a qualcuno capiterà, e spero a molti di andare, non si può evitare di tornare senza portarsi dietro un pezzo di Sarajevo. È quello che è capitato a me. Io ormai mi sento cittadina di Sarajevo, a tutti gli effetti. Andando nella città assediata, ho trovato che la situazione, di vita, dei cittadini è ben diversa dalle cronache a effetto che ci vengono propinate tutti i giorni dai media, dalla televisione, anche se fanno chiaramente il loro dovere di informazione. Allora, che cosa abbiamo pensato insieme ad amici di Sarajevo, appunto, ad artisti? Quello di raccogliere del materiale che rappresentasse veramente in qualche modo l'anima di Sarajevo, cercando di mostrarla al mondo. Questa sera noi cerchiamo di mostrarvi dei video che rappresentano l'altra faccia di Sarajevo. In particolare, adesso ve li descriverà in qualche modo l'autore, perché la maggior parte di questi video sono opera di un autore che è qui presente in sala, è di Sarajevo, si chiama Milenko Prestojevic. Buonasera. Tutti saluti. Stasera potete vedere alcuni video come vivono persone normali a Sarajevo senza politica e senza sangue. Grazie. Se stai pure con me. Ribadisci. Ecco, la cosa più importante, appunto, che adesso vi ha spiegato in due parole Milenko, anzi chiamiamolo tutti Bade perché per gli amici è Bade, è appunto che lui desidera mostrare, lui e altri amici, Milenko Prostojevic, Refik Beširević, Davor Post. desiderano mostrare appunto il quotidiano di una città assediata. Che significa la lotta per la sopravvivenza, ma la lotta per la sopravvivenza anche con creatività. E voi lo vedrete anche in questi video che andremo a vedere, perché per esempio i primi narrano dell'amore, l'amore di un padre per i suoi figli, un amore tale da far sì che il papà inventi delle cose incredibili e si sacrifichi in un modo eccezionale pur di far vedere la televisione ai bambini. Il secondo video narra sempre dell'amore dei grandi per i piccoli e dove vedremo dei giovani che hanno lavorato ben 2 giorni a portare avanti e indietro acqua per
pur di creare una pozzanghera di felicità per questi bimbi di Sarajevo che, accaldati da un'estate sarajevese torrida, dove non era assolutamente possibile, chiaramente, per l'assedio uscire e andare al mare, hanno cercato di rendere la vita un po' più felice a questi bambini. Il terzo video, invece, è quello di una bambina che scrive a degli sconosciuti amichetti. Lei è rimasta sola, non può uscire di casa perché cadono le bombe, nella casa in cui abita non ci sono altri bambini e quindi si inventa degli amici di penna, degli amici che esistono realmente, ma per lei rappresentano l'unico contatto con dei bimbi della sua età. Adesso vediamo subito i video, grazie. Grazie. Papà, pedala che voglio vedere i cartoni animati. Eh sì, ma tu gira, eh? Gira più in fretta, dai. Però se non giri va via la musica. Speriamo che l'accumulatore si sia caricato. Su, accendi la TV. Noi ragazzi abbiamo lavorato molto per procurare ai bambini questa piscinetta nella torrida estate di Sarajevo. Pronti? Vediamo chi arriva primo. Attenzione. Allora, via. Dai.
I bambini a cui lei la scrive la lettera sono i miei figli. Mia moglie ed io non li vediamo da 2 anni. Sappiamo che sono vivi e che crescono in gran fretta. Cari Boris Gorsi, io sono Leila, la bambina di cui i vostri genitori vi hanno scritto. Quando sono scappata da Gerbavica, sono venuta nella casa in cui vivono i vostri genitori e qui ci siamo incontrati. Voglio spiegarvi come passano questi miei giorni di guerra a Sarajevo. Mi alzo alle 7, perché devo andare a comprare il pane. Se esco tardi non lo trovo più. Non vado fuori perché cadono le bombe continuamente. Non vado a scuola, non c'è elettricità, né riscaldamento. Durante il giorno mia mamma e mio papà lavorano e io gioco da sola perché non ci sono altri bambini nella casa in cui abito. Vado a letto verso le 21:30 perché devo alzarmi presto. Vorrei che voi foste qui, così potrei giocare con qualcuno. So che dove siete voi adesso tutte le vie sono illuminate. Ci sono tante cose diverse nei negozi e nelle vetrine. Voi vivete nella pace. Vorrei molto che non ci fossero più fucilate e cannoneggiamenti e che non uccidessero più i bambini. Vorrei andare in un negozio da sola e comprare una grande cioccolata e tanti dolci, gomma da masticare. Vorrei che voi tornaste a casa il più presto possibile, perché vi aspetto come la vostra mamma e papà. Tanti saluti dalla vostra sconosciuta amica Leila. Questi sono i video che abbiamo scelto per quanto riguarda l'amore per i bambini e da parte dei bambini. Invece c'è un video particolare che riguarda l'arte, l'amore per l'arte. Intanto dovete sapere tutti che a Sarajevo ogni giorno si inaugura una mostra, ogni giorno si cerca di varare qualche progetto per qualche nuova rivista che magari non uscirà mai perché manca carta, manca inchiostro e così via. Per cui l'arte forse è un modo, la creatività è un modo per sopravvivere all'assedio. Però in questo caso il video che andiamo a vedere è un pezzo di backstage dell'unico film in pellicola che è stato girato a Sarajevo durante l'assedio, non è mai stato ultimato e per di più noi vedremo un personaggio reale nei panni di se stesso, è un collezionista d'arte, un anziano collezionista d'arte che ha perso tutto, i suoi quadri sono distrutti, è morta sua moglie purtroppo e si ritrova a cantare con un canto dolcissimo e disperato nel bel mezzo della biblioteca di Sarajevo. Quest'uomo adesso non c'è più non per le granate ma a causa della guerra, per gli stenti e l'inverno troppo duro a Sarajevo. Adesso lo vediamo. Zarima lepši slika, jedan na drugoj ravna, a smeđa florija za tobom mi srce žudi. Kraj ove plave strankinje što u očima blagi, živi plamen skriva, sladak trud mi biva. Pomni se se žudi, kraj ove plave stranje što može i to, može. Živi plamen skriva, sladak trud mi biva. Radim jedan film. Ton! Kamera! Ide.
adesso vorrei chiamare qui accanto a me due personaggi. Uno è Emil Grebener, è un fotoreporter di Sarajevo e del giornale Večernje Novine, del quotidiano Večernje Novine, e è stato nominato reporter dell'anno in Bosnia. L'altro è Federico Bugno, inviato dell'Espresso, grande conoscitore ma soprattutto grande amante di Sarajevo. Emil leggerà una poesia di Abdullah Sidran in lingua bosniaca, invece Federico Bugno leggerà la traduzione in italiano. Buonasera a tutti. In questo momento volevo leggere una poema che è scritto mio amico, si chiama Abdullah Sigran. Comunque io vado a leggere bosniaco lingua, ma Federico italiano. Vinula e kiša, sad iz kanala, sa tavana, ispod podova trošnih kuća u predgrađu, bije smrad miših leši. Korača, ne tražujući naročiti smisa u tom, slijepaca, i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština, prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad. Kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa, znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štar sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se spariju dvije muhe. Ponovo će žega, obilaze me tijela, vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam, govoreći s Bogom, kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikada ne vidi onu koju ljubi. Questa poesia di Abdullah Sidran si intitola Il cieco canta alla sua città. Se voi chiedete a qualcuno a Sarajevo chi è Abdullah Sidran, scoprirete subito che, insieme con un altro poeta e scrittore, Marko Vešović, è l'uomo più amato della città. Egli è un grande poeta. Dire che è un grande poeta sarajevese o bosniaco sarebbe riduttivo. Egli è un grande poeta e basta, un grande poeta per tutto l'universo. Tutte le mattine, e ai soldati che stanno in prima linea, al fronte, portano Slobogenije, che è il giornale, l'unico giornale che ha pubblicato tutti i giorni, che è uscito tutti i giorni durante la guerra a Sarajevo. Ebbene, i soldati, quando arriva il fattorino, chiamiamolo così, con i giornali, chiedono immediatamente: c'è un articolo, c'è una poesia di Sidran? C'è un articolo di Vešović? Se sì, dammelo subito, altrimenti lascialo lì. Questo per dirvi quanto amore suscita Abdullah Sidran in questa città. Per chi volesse saperne un pochino di più, vi ricordo che Abdullah Sidran è lo sceneggiatore dei due primi film di Emir Kusturica, Papà è in viaggio d'affari e Ti ricordi di Dolly Bell. Vi leggo la poesia. È passata la pioggia, ora dai canali, dai soffitti e dai sotto i pavimenti delle consunte case di periferia viene la puzza delle carogne di topo. Cammino, senza cercare in ciò un senso particolare. Sono cieco e mi è dato di vedere solo quello che gli altri non vedono. A questo modo viene risarcita la mia carenza. Riconosco nel vento del sud che mi sfiora le voci di quelli che hanno abbandonato questa città. È come se stessero piangendo. Nelle vicinanze, ecco, profumo il tiglio.
Lo so, qui vicino c'è il ponte e passandoci sopra risuoneranno diversamente il passo ed il bastone, con più luce nel suono. Poi, qui accanto al mio orecchio, per un attimo si accoppiano due mosche. Tornerà a far caldo. Mi sfiorano dei corpi, caldi, con l'odore del letto, col profumo della libidine. Cammino parlando con Dio, come se anche Egli camminasse al mio fianco. C'è forse qualcuno che conosce meglio di me questa città? Di me, Signore, al quale è dato di non vedere mai quella che ama. Allora, Emil Grebenar vuole fare un saluto. Primo, volevo dire, quando è arrivato qua in Italia, non ho parlato italiana lingua, ho imparato fra 4 mesi quanto c'è che io sono qua. Secondo, volevo dire... perché questo è storia di amori e come si ama una città. Mio amico poeta, scrittore, ho scritto questa poema, un altro mio amico ha fatto film, io sono fotoreporter e ho fatto tante foto circa nostra tragedia. 12.000 sono, ci sono. Coincidenza perché 12.000 morti persone a Sarajevo sono civili e sua colpa sono perché sono nati in questa città e sono in questo momento vivono in questa città. Nessuna altra colpa c'è. E sono tanti dolori. Veramente, ma io sono perduto lacrime perché tante volte è andato al cimitero e ho finito questa opera che si fa nelle cimiteri con tanti miei amici, ho visto loro l'ultima volta. Ora in questo momento non c'è lacrima, ma credite a me, io piango qui. Se c'è nel questo mondo cuore, io prego nel mio nome e nel mio nome di tutti gli abitanti a Sarajevo, aiutate a loro, perché loro bisognano. Grazie. Ciao. Vedete, le persone che vi stanno parlando sono alcune musulmane, alcune cattoliche, altre ortodosse, ma cittadini di Sarajevo, cittadini della Bosnia. Qualcuno è qua per parlare a noi e 350.000 sono là e vivono, cercano di vivere come avete visto. Non vedete stasera gli orrori, i massacri, gli occhi levati alle granate, vedete la gente che vuole vivere. Adesso vediamo altri 3 video, 4 video, sull'amore per la vita quotidiana, vivere nella vita quotidiana, andare a cercarsi con un palloncino il gas, attraversare un ponte per cercare l'acqua da portare al figlio. Vedremo un sindaco, che poi conosceremo, di Sarajevo, che cerca di lanciare l'appello al mondo e non riesce perché gli arriva la granata alle spalle. Insomma, conosceremo anche un amico che poi è qua, che fa un giornale murale quotidiano a Sarajevo. Quindi lo sentiremo, l'ha detto adesso Emi, lo sentiremo poi dal Vescovo, questo loro grido: non abbandonateci, non abbandonate noi bosniaci, non permettete che siamo sradicati. Vediamo i filmati. Salve Vladimir, sono venuto a prendere un po' di energia. Il gas c'è? Sì, c'è. Oh, bene, bene, bene. Sì.
facile riempirlo. La pressione è debole, debole. Oh, vediamo se ce la facciamo. Sì, si gonfia, si gonfia, si gonfia. Gente normale nel mondo ha le condutture del gas. Noi qui abbiamo i portatori di gas. Ma noi non siamo come la gente normale. Questo è il ponte Eiffel. Sì, sì, l'ha costruito proprio lui. L'ingegnere Eiffel, quello della torre, quello della Ville Lumière, la città dei lumi, la città dell'illuminismo, del positivismo. Come mai avrebbe potuto immaginare l'ingegnere Eiffel che un giorno il suo ponte sarebbe servito invece per la sopravvivenza nella follia della città in guerra? Un ponte per andare all'acquedotto, un ponte per procurarsi l'acqua indispensabile alla sopravvivenza. Acqua necessaria su ponte precario. Una carrozzina con una tanica d'acqua. E il bambino? Il bambino è là che aspetta l'acqua. Aspetta che gli venga portata. Non è possibile, una così grande città, attraversarla a piedi, andare da nessuna parte. Dopo la guerra, quando cominceremo a restaurare tutto, penso, completamente tutto, allora tutto ciò che questa città ha avuto per secoli, ora è sparito. Oh! Signor sindaco, non è esplosa, ma può essere una bomba a tempo, signor sindaco. Diamo su in ufficio. Non è possibile passare a piedi in una città così grande. Non si può andare e venire in nessun posto. Non è possibile andare a piedi in questa città così grande, non si può. Non si può proprio, non si sa dove andare, è troppo grande.
Buongiorno Europa, cronache dell'orrore. Ginevra, il mondo ha partorito la Bosnia ma ha dimenticato di cullarla. Sarajevo, oggi visita pacifisti europei. Sono sorpresi che i bambini di Sarajevo sbuccino le banane allo stesso modo di tutti gli altri bambini europei. Tempo per la solidarietà. Aiutiamo la misera Europa. Sono parole di Malik Kulenovic, ingegnere cibernetico di Sarajevo, che ha inventato un giornale murale scritto a mano. La mancanza di carta, di inchiostro e di elettricità rende difficoltosa l'uscita di quotidiani e riviste nella città assediata e scarsissima la tiratura. Un mezzo alternativo di informazione è il manifesto, datato per ogni giorno di guerra, che Malik, detto Kula dagli amici, appende quotidianamente ad un muro in via Afan Kicic nel cuore della città vecchia. Narodne novine, novi broj. Leo News, il titolo dell'originale testata. Il significato di news, cioè notizie, è evidente, ma su Leo si è sprecata ben più di una congettura. E perché sono del segno del leone, ha commentato Malik. L'ironia sottile e provocatoria del manifesto attira ogni giorno al muro di Kula decine di persone. Malik è ormai considerato un'autentica leggenda vivente della sua città, tanto da essere stato invitato a Torino a fine giugno per presentare i suoi giornali murali nell'ambito della mostra Sarajevo Live. Ecco, allora, questa leggenda vivente di Sarajevo, Malik Kulenovic, è qua con noi, lo prego di venire. Malik, eccolo qua. È un matto vero, lui lavora anche in una radio e fa notizie anche alla radio di Sarajevo. Ha preparato per il meeting un'edizione speciale del suo Leo News, che pubblichiamo come retrocopertina di vita e di cui ci darà qualche anticipazione. Buonasera cari amici, io voglio parlare di Bosniak. Kada sam polazio na put za Rimini. Prima di partire per Rimini, imao sam spremljen govor o Sarajevu i četvrogodišnjoj opsadi. Avevo preparato un discorso di Sarajevo e del suo assedio che dura già da 4 anni. Sada i ovdje. Ora qua, odustao sam od te namjere da vam ho abbandonato l'intenzione di rubare vaše dragocjeno vrijeme, il vostro prezioso tempo. Ni ja, né io, ni nitko nema pravo da vas, da vam oduzima vrijeme. Altro. Abbiamo diritto di rubare il vostro tempo, vostra libertà e libertà di a disposizione per voi stessi. Nažalost, ljudi Sarajeva, stanovnici Olimpijskog grada. Purtroppo la gente di Sarajevo, gli abitanti della città dei giochi olimpici, con spirito internazionale, non hanno questa libertà da 4 anni. Le oscure forze del male li hanno messi nelle catene della schiavitù. La gente è cambiata. Anche la città sta cambiando. Gli anziani sono rimasti lì. E i giovani sono andati migliaia di chilometri lontano. Quelli rimasti sotto il peso delle taniche camminano con le braccia allungate. Tanti senza una gamba. Ma alcuni proprio per niente a causa delle granate che gli hanno tolto il diritto di camminare. I loro colli sono un po' più lunghi dei vostri. Stanno cercando di andare oltre l'assedio dell'odio e con lo sguardo per avvisare voi e l'Europa di essere pronti, di essere pronti per il tempo che sta arrivando. State attenti alla libertà. State attenti al terrorismo e alla punizione del Signore. Proteggetevi dalla fattoria di Orwell e del cerchio di Sarajevo. Alla fine vorrei ringraziarvi che ci avete dato possibilità di essere qua insieme, di essere qua come una Sarajevo in piccolo.
perché qua nelle prime file stasera ci sono i miei colleghi che non ho potuto vedere per un anno, qualcuno non ho visto già da 3 mesi, qualcuno non ho visto 2 mesi, perché noi la vita misuriamo con i giorni. Questa è una meravigliosa notte per noi. Grazie. Grazie. Ciao, Pula. Volevo leggere il finale dell'edizione speciale di Leo News, che dice: previsioni del tempo, tempo per la solidarietà, aiutiamo la misera Europa. Questa, perché lui, dovete sapere, questo giornale a Sarajevo è molto umoristico. Voi sapete, tutte queste persone che vivono lì e affrontano adesso il quarto inverno, questa è l'edizione originale, molti vivono nella depressione, hanno problemi di testa proprio, e lui è ricercato perché sa tirar sul morale. La nostra forza è la forza del spirito. Io penso che il nostro spirito vincerà. Grazie. Chiaro. E Kula non finisce più dopo, eh? Vai, vai. Allora, Kula, il mio carissimo amico Kula, come voi avete visto nel video, ha una rubrica il sabato mattina su Studio 99, una radio di Sarajevo, famosissima, gestita autonomamente come forma di volontariato, anche lì creativo, da 16 giornalisti. Adesso, casualmente, io spesso, ogni 2 giorni, telefono a questa radio perché lì ci sono degli amici carissimi che ho, e ogni 2 giorni ascolto le notizie che mi arrivano da Sarajevo. 2 giorni fa, sempre chiamando questi amici, ho ascoltato le notizie da parte di un mio amico. E adesso, casualmente, ma del tutto casualmente, me lo sono ritrovato qua, inaspettatamente, vorrei presentarvelo. È Zoran Ilić. Lo chiamiamo con noi a vedere il prossimo video. Esatto. Benissimo. Abbiamo trovato qua, l'ha letto sui giornali stamattina, arriva da Sarajevo. È stata per me un'emozione incredibile vedermelo davanti, anche perché lo immaginava Sarajevo. Lui è vicepresidente di Studio 99. Bosnian. Dobro večer želim svima. Buonasera a tutti. Ovo je iznenadna moja posjeta ili iznenadno gostovanje. Questa è una visita di sorpresa. Tek jutro sam saznao za ovo. Solo stamattina ho saputo per la vostra manifestazione. Došao sam jučer u Rimini. E ieri sono arrivato a Rimini. Slučajno. Sempre per puro caso. Zato što moj prijatelj Borislav Ćurić, perché il mio amico Borislav Ćurić, arhitekta, un architetta iz Sarajeva, da Sarajevo, ima upravo izložbu u Riminiju, ha una mostra proprio qua a Rimini, o destrukciji starih drevnih zgrada Sarajeva, distruzione dei vecchi palazzi di Sarajevo. Prvo što bih želio da vas svi upozovem da prima vorrei chiamare tutti voi a venire a vedere questa mostra. Si trova nella vecchia parte della città, la via, non so esattamente perché non conosco bene Rimini, ma comunque si trova vicino a Piazza Cavour.
Jedino što bi mogao da vam kažem, unica cosa che potrei dirvi, prije tri dana, che tre giorni fa u Sarajevu, a Sarajevo je isto kao i 92. godine. È la stessa cosa come nel 92. Studio 99 je nezavisna radio stanica. Lo Studio 99 è un radio indipendente. Od februara nismo otvorili i TV. E dal febbraio abbiamo anche la televisione. Jedino i osnovno naše geslo jeste il nostro gesto principale, zajednički život, multikultura bez obzira la vita naciju, comune, la multicultura senza badare la nazionalità, bez obzira na religiju, e senza guardare religione. I vjerujte da credetemi, Sarajevo, a Sarajevo još uvijek živi, ci sono ancora onaj duh, ci c'è ancora lo spirito koji je živio 800 godina, stesso che esisteva 800 anni, onaj duh kojim stremi ujedinjena Europa, lo stesso spirito che vuole avere la Europa unita. Samo što evropski političari ne shvataju, ma purtroppo i politici europei non capiscono, ako se jednom napravi podjela Bosne, non capiscono che dividere la Bosnia napravit će se i podjela Evropi, significa dividere l'Europa, i podjela zemalja u Evropi, dividere i paesi nella Europa. Grazie. Grazie Zoran e grazie ancora a Bade, perché il video adesso che vedremo invece è di un altro autore, Eric Gandini, uno svedese, italo-svedese, che è stato a Sarajevo diverse volte, e il titolo del film è Raya Sarajevo e parla dell'amore fra due ragazzi, un amore in video, perché questi ragazzi, uno vive a Sarajevo, l'altra vive in Svezia e non hanno nessuna possibilità di incontrarsi. Raya Sarajevo significa banda, è uno slang sarajevese, e capirete il motivo. Cara Leila, voglio dirti che ti amo, che ti amerò sempre e sono sicuro che ci rivedremo prestissimi. Sono sicuro, davvero. Tu sei l'unica cosa che mi fa vivere e sei l'obiettivo della mia vita. Ciao. Oh, non essere triste, eh? Non sei qui, è vero, hai perso dei momenti stupendi, però ne hai persi anche di tragici, di brutti. È meglio che stai dove sei, dai. Scherzano come sempre. Faris dice che hai perso dei momenti qua che... Ma ne hai persi altri che erano peggio, molto peggio. Siamo contenti che sei fuori. Altro che, non ne posso davvero più, guarda. Senti. È più distante. Adesso è più distante, è vero, ma... Beh, cosa ho di nuovo da raccontarvi? Come ben sapete è successa una cosa terribile. L'avete saputo prima di me, mio cugino è morto al mercato.
Era così buono. La sua morte ci ha colpito tutti, soprattutto papà. Che non può essere vicino a mia zia in questo momento così brutto. Papà l'ha presa così male che per 5 giorni non ha aperto bocca. Sono così arrabbiata e triste. Spero davvero che... che finalmente si decidano a bombardare quei barbari sulle montagne. Questa videolettera è triste. Lei ha l'aria così sola. Capisco davvero la tristezza, come si sente lassù. Non può spiegarcelo nelle lettere. Bisogna vederla per capire. E ora che la vedo, capisco davvero come si sente. Ma a me sembra che attraversiamo gli stessi problemi, dai, abbiamo gli stessi problemi, noi qui e loro là. Però mentre noi siamo assieme, siamo qua tutti assieme, lei è su da sola, deve risolvere tutto da sola. E questa è la differenza, sai. Farò un esempio, forse stupido, una scemenza, ma è la verità. Là fuori, quando bombardano e devi andare da qualche parte, se sei da solo, muori dalla paura. Ma se sei con Enes, con Asio, o chiunque dei tuoi amici più cari, beh... Io e Enes uscivamo a volte di casa sotto i bombardamenti più pazzeschi, più pesanti, con la videocamera in mano. Sono stati i momenti migliori della mia vita. Anzi, io e Enes ci dobbiamo la vita. Ci siamo salvati, letteralmente, ci siamo salvati a vicenda. Beh, è stupendo, è grandioso, no? Ogni sera, quando sto per andare a letto, prima di addormentarmi, immagino cose, mi vengono pensieri. Immagino di scendere dall'aereo a Stoccolma e là Leila. Riesco a provare, immaginandomi queste cose, queste scene, questi incontri, quello che proverei davvero se mi succedesse. Dall'amore impossibile fra due giovani, passiamo invece all'amore per gli altri. Adesso vedremo un video girato da me proprio in maniera molto artigianale, girato ad Obrinia, dove ero stata invitata dalla dottoressa Nermina Ciorovic, primario dell'ospedale di Obrinia. Ecco, è un ospedale un po' particolare perché è sorto dal nulla, praticamente in un supermercato, e qui lo vedremo. Quante granate sono cadute proprio qui davanti all'ospedale. Io ho visto qui un giorno morti 3 in un momento, e uno senza gambe, non so quanti feriti, erano mi pare una 20 di feriti, soltanto un giorno quando io ho visto. Anche adesso è pericoloso. E qui in Dobrinia funziona tutto proprio, tutto bene, funziona proprio. Adesso ti faccio vedere dove. Abbiamo fatto un ambulatorio per la medicina fisica e riabilitazione qui, in questa casa qui. Hanno ferito una insegnante qui.
Ma sai, gente, tu puoi immaginare, gente che arriva qui a medicina fisica e riabilitazione deve andare più in fretta, ma è impossibile andare più in fretta perché sono feriti, capisci? E loro sparano. Oltre a questi rossi lì sono Chetniks. Ecco, attento, bravo. È un fisioterapista da Krasnica. Lei è fisioterapista da Krasnica. Hai saltato Marco. Hai un momento. Questo qui è sala d'aspetto per ambulatorio della medicina e fisica e riabilitazione. Questo è Almira, è il fisioterapista. È Kova Dojovamo. Kova, che Kova è cieca, è fisioterapista anche lei. Suade, Almira. Io vengo adesso qui a Dobrinja due volte alla settimana. Ecco, hai visto ammalati o feriti che sono in sala d'aspetto? Loro entrano qui, io li faccio vedere e poi dopo do istruzione al fisioterapista cosa deve fare agli ammalati. Elettroterapia e anche abbiamo macchine che qui abbiamo macchine che ci hanno regalato dal governo dal Canada e ci hanno regalato queste macchine che ci hanno fatto molto bene perché non avevamo corrente elettrica. E tutte queste macchine sono che si possono fare con le pile, sai, è molto importante per noi. Vedi queste qui che ha fatto tante istruzioni, Organizzazione Mondiale per la Salute, tante istruzioni per la gente che... piuttosto erano civili feriti qui. Vedi che sono, ecco, sono tutte donne. Vedi che siamo arrivati, nessuno sapeva che noi saremmo stati qua. Sei vero? Facciamo qui. È un spazio che mi piace molto e che abbiamo fatto. Sì, è venuto fuori molto bene. Sì, come io non avevo così neanche a Milano quando ho lavorato a Milano. Ecco, questa dottoressa che con tanto orgoglio ci ha illustrato il reparto che ha recuperato è qui con noi. Chiamo qui Nervina Korovic, che è il primario che avete visto. Eccola. È riuscita ad arrivare, è uscita da poco da Sarajevo, con molta umiltà ha portato due ricordi, vero dottoressa? Ci legge due ricordi di gente incontrata in questo ospedale. Lei ha curato, credo, quasi centinaia di persone, tra quelle 50.000 ferite, mutilate a Sarajevo in questi anni. Li ho visti 10.000. Prima di tutto vorrei salutare e dire buonasera a tutti gli amici italiani, a tutti gli amici del mondo, perché la Bosnia vuole amici del mondo, perché noi sappiamo essere gli amici agli altri e crediamo che anche voi sarete amici nostri, speriamo. Avete visto quel film? All'inizio io pensavo di parlare qualcosa dei nostri medici
che hanno fatto tanto, delle nostre infermiere, dei nostri fisioterapisti, della nostra gente, ma invece ho pensato no, parlerò dell'amore, perché qui siamo arrivati, perché c'è la sera che dobbiamo parlare dell'amore. E io ho due o tre piccole storielle che sono vissute in mio ospedale. Cioè, io non lavoro soltanto in ospedale Dobrigna, lavoro anche all'ospedale in centro città, ma ci sono successe storielle, forse le dirò, forse saranno un po' interessanti. È l'amore a Sarajevo. Tutte e tre si chiamano l'amore a Sarajevo. Prima sarebbe, erano fidanzati da quando erano i fanciulli. Si sposano a Sarajevo nel dicembre 1992. Terroristi etnici serbi hanno ucciso lui in centro città con la granata stesso giorno quando lei dal medico ha saputo che arriva il figlio. Maida è una donna bellissima, giovane, lavora in ospedale, cura i feriti, ma cura il suo figlio Damir che ha un anno e mezzo. E lo guarda con gli occhi di una donna innamorata, sembra che negli occhi di suo figlio vede suo marito Zlatko. Questa è prima. Seconda. Si chiama di nuovo l'amore a Sarajevo. Una bella coppia di fidanzati correva per le strade di Sarajevo, andavano al lavoro. Granata buttata dalle montagne dal parte del terroristi etnici serbi, lì gravemente feriti. Lei è rimasta senza la gamba, lui correva rischio di restare senza le entrambe. Erano ricoverati in diversi ospedali a Sarajevo, ma li abbiamo messi in unico ospedale. Volevano sposarsi. Era festa in cantina dell'ospedale, loro sdraiati a letto, noi intorno a loro. Nostro console, che si trova anche qui, signor Muhammed Kreševljaković, era testimone. Si sono sposati in ospedale. Adesso hanno anche due figli. Auguri. E terza, erano fidanzati dai primi giorni dell'aggressione della Bosnia ed Erzegovina. I cecchini terroristi etnici serbi dalle montagne sopra la Sarajevo hanno ucciso lui vicino il negozio mentre ritornava a casa dopo aver comprato l'abito per lo sposo. Al cimitero lui nella tomba in abito da sposo, lei a fianco alla sua tomba in abito da sposa. Lei la guardava, non vedeva cadavere, vedeva l'amore. Noi eravamo testimoni che loro sposavamo, si sono sposati. La festa del matrimonio si festeggiava al cimitero piangendo. Volevo soltanto dire una cosa ultima. Qualche giorno fa mi hanno telefonato i miei colleghi dall'ospedale da Sarajevo dicendomi: Nina, per favore mandaci un po' di cibo, un po' di cose che occorrono per l'ospedale, perché in questo momento siamo senza niente. Guardi, io sono stata 3 anni e 3 mesi in Sarajevo, proprio dentro Sarajevo, so tutto cosa occorre per Sarajevo. So tutto cosa occorre per gli ospedali di Sarajevo. Sarei molto contenta se qualcuno di voi mi domandasse cosa ci serve per la Sarajevo, per gli ospedali e per feriti degli ospedali a Sarajevo. Grazie tanto. Grazie. Ecco, poi su come aiutare, fra poco, nella seconda parte, daremo anche indicazioni. Ieri con qualche peripezia abbiamo registrato questo messaggio audio del cardinale Vinko Pulic che ha scritto ieri mattina e lo indirizza a voi al meeting 1995. Lo ascoltiamo. Carissimi giovani amici,
vi mando il mio messaggio da Sarajevo, la città che oggi conosce quasi tutto il mondo, purtroppo soltanto per le sofferenze dei suoi cittadini. Da 10 anni questa città conoscevano molti per i giochi olimpici invernali, quando Sarajevo radunava tutto il mondo sportivo. Oggi questa stessa città è piena dei feriti e mutilati, con tanto sangue effuso e tante amare lacrime. In questa capitale di Bosnia e Erzegovina viviamo già 1150 giorni nell'assedio e praticamente in un grande campo di concentramento. In 4 anni di guerra più che 11.000 dei nostri concittadini sono stati uccisi, fra i quali 1.500 erano bambini. I feriti e mutilati, con le terribili conseguenze, sono oltre 50.000. Abbiamo sopravvissuto 3 inverni feroci, ma ora siamo in grande angoscia davanti al 4° che viene. Già parecchi mesi siamo senza acqua. Tutte le fonti di energia sono escluse. La corrente e il gas sono soltanto il sogno degli abitanti di Sarajevo. Quello che abbiamo per mangiare basta di non morire, ma molto poco per sopravvivere. Nonostante tutto ciò, in questa città della morte è tanta speranza e tanta voglia di rimanere e di vivere. I ragazzi e ragazze frequentano le scuole per non rimanere senza educazione. Proprio essi sono tante volte le vittime degli attacchi. Nostri giovani si oppongono al male al suo modo e desiderano costruire in un nuovo mondo, non sull'odio, ma sulla carità. Specialmente la gioventù cattolica si raduna ogni volta nella preghiera e viene il nostro Duomo per cantare nelle assemblee eucaristiche. Essi svegliano la speranza in queste tenebre. Essi non sono colpevoli per questa guerra, né lo desiderano. Anzi, essi desiderano vivere. Tutti sappiamo bene che il male di guerra ha la sua nascita al Belgrado, da dove fu imposto a tutti i paesi dell'ex Jugoslavia, dove eravamo distinti nella religione, nella cultura, nei sentimenti nazionali. Abbiamo vissuto per secoli insieme e desideriamo continuare insieme. Con un tale desiderio e fede, tutti noi lottiamo contro ogni odio, tenendo conto che un tale odio non veleni i cuori dei giovani e i rapporti quotidiani
fra gli uomini semplici. A tutti voi che vivete la vostra gioventù con gioia, che avete la libertà e le condizioni per una vita normale, sottolineo e grido: non stancatevi, non fermatevi di muovere l'opinione pubblica, i vostri politici e responsabili, finché scorre il sangue innocente, sia nel nostro paese che nel qualsiasi parte di terra. Vi invito di pregare al Dio onnipotente di segnare le coscienze, di aprire gli occhi dei responsabili per qualsiasi guerra. Alzate la vostra voce ai potenti del mondo di fermare questo male. Tutte le ingiustizie dovrebbero finire. Anche noi desideriamo ricostruire la cultura della vita. Desideriamo un futuro in cui sarà osservata la vita sin dall'inizio, dal concezione fino alla morte. La vita in cui qualsiasi uomo godrà dei diritti suoi propri, della dignità nell'uguaglianza, non tante le differenze. Scrivendovi anche vi invito: siate costruttori del futuro migliore sui fondamenti della fede e della carità. Non c'è gioia personale se non lavoriamo per il bene dall'altro. Perciò esclamo a voi da Sarajevo: non state zitti, disinteressati, finché noi soffriamo colpiti da guerra mostruosa. Nel nome di tutti i cittadini di Sarajevo, nel nome di tutta la Bosnia Erzegovina, in modo speciale nel nome dei cattolici, vi saluto tutti, vi auguro un buon lavoro e un vero rinnovamento. Invoco su tutti voi la mia benedizione ed esclamo: non dimenticateci, non permettete che siamo sradicati. Sia lodato Gesù Cristo. Non permettete che siamo sradicati, non dimenticateci. Sono le ultime parole del Cardinale. Mentre invito sul palco Federico Bugno, Roberto Formigoni, Antonella Gesulfo e Giorgio Vittadini, che siedano al tavolo, chiamo anche il console di Bosnia Erzegovina, che è stato primo cittadino di Sarajevo fino a un anno fa, quando è stato poi nominato console per la Bosnia in Italia, Muhamed Kresevjaskovic. Prego. Prego di venire. Eccolo. Allora, chiediamo un saluto anche a lui. Prima di salutarvi, vorrei informarvi. La famiglia della quale vi parlava il nostro medico, la famiglia che si è sposata quando io facevo testimone e che adesso vive in Germania,
Stavi sinteva da poi u 10 jaslice. Hanno un figlio, il più grande sta per frequentare asilo nido. O a duga beba calcio gli cali da izanerna za. E secondo bambino è un bebè che sta molto bene, così dicono i medici. Dugo è molba. L'altra cosa che volevo dire è una richiesta. Io vorrei essere un po' più modesto della nostra dottoressa. Vorrei chiedere qualcuno dal pubblico, da tutti voi che siete presenti qua. Neka dođe do doktorce i usvoji na bar na daljinu ovo dugo ovu drugu bebu koja se rodila 9 mjeseci. Vorrei chiedere che qualcuno si avvicina alla dottoressa Ćorović, qualcuno che ha desiderio di adottare a distanza il bambino del quale vi parlava poco fa. Nami tu djevojku i tog momka. Io conoscevo questa ragazza e anche questo ragazzo. Iznadani su ljudi i mislim da vredi pomoći njihovom sinu. Sono le persone straordinarie, io penso che vale la pena aiutare al loro figlio. A sa dobro veče svima. E adesso buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Nadam se da osim ljudske radoznalosti sve vas je ovdje dovelo prijateljstvo. Che siete qua non solo per la curiosità umana, ma anche per l'amicizia che sentite per la Bosnia. Perciò stasera qua mi sento molto bene tra di voi. Ma purtroppo il nostro destino di noi bosniaci non ci ha dato, non ci ha fatto sempre felici e contenti. Stasera io e i miei amici abbiamo possibilità di festeggiare in un certo senso. Perché in tutti voi vediamo un appoggio, un sostegno per resistere. Ono što nas je zadeslo već pune tri godine. Resistere a quello che ci è successo, che dura più di 3 anni. Prima di parlare mi hanno detto che devo essere molto breve. Così io vorrei cogliere l'occasione per dire una cosa a voi e ai tutti i giovani in Italia. 30 anni fa io sono stato in Italia e da allora fino ad oggi sicuramente l'ho visto circa 20 volte. Penso di conoscervi. Siete un popolo meraviglioso, pronto sempre ad aiutare a più debole. Aiutare a uno che si trova nei problemi. Io penso che un popolo così ha un futuro. È la strada aperta per il prossimo secolo. Perciò vorrei dire proprio ai giovani d'Italia: restate come vostri padri e le vostre madri. Budite italiani. Restate italiani. Voilà. Grazie. Grazie. Ora poche domande ancora per cercare di capire e per capire cosa fare. Federico Bugno è un giornalista che ha dato, che ha raccontato molto, che ha incontrato molto e che vive là a Sarajevo. Lui, io chiederei Bugno, tu mi hai fatto vedere prima un fax che ti è arrivato da Sarajevo prima di... perché hanno saputo che venivi qua. Se tu leggessi quello con un breve commento, ti ringrazio. Sì, e questo fax è una piccola premessa. Io tutti i giorni chiamo degli amici che ho a Sarajevo per sentire cosa è successo, se qualcuno è stato ferito, di che cosa hanno bisogno, eccetera.
Una delle cose di cui hanno bisogno, ad esempio oggi, i cittadini di Sarajevo, ed è drammatico se pensiamo a quello che potrà succedere questo inverno, è la legna. Non si trova più legna a Sarajevo. In questo momento non si trova pagandola nemmeno, anche pagandola carissima, non si riesce a trovare. I tre inverni precedenti hanno disboscato tutto quello che c'era da disboscare intorno alla città e nella città stessa. Ad ogni modo, in una di queste telefonate vengo a sapere che una mia carissima amica stava aspettando un bambino. Questa mia amica è una poetessa, si chiama Ferida Durakovic, ha scritto libri per bambini, ha scritto delle bellissime poesie che sono state pubblicate non a Sarajevo, perché a Sarajevo è difficile pubblicare, non c'è né carta né inchiostro, ma a Zagabria recentemente. Allora le ho telefonato per fare gli auguri, per sentire come stava, e le ho raccontato che sarei venuto qui in una riunione, una specie di dibattito in cui si sarebbe parlato anche dell'amore a Sarajevo. È finita la telefonata e il giorno dopo mi è arrivato un fax che io adesso vorrei leggervi. Da Ferida Durakovic a Federico Bugno, amore a Sarajevo. Vicino è e difficilmente raggiungibile Dio, ma dove è il pericolo cresce ciò che porta salvezza. Friedrich Hölderlin, grande poeta, a giudicare da questi magnifici versi, ha trascorso almeno un po' di tempo a Sarajevo, oppure nel mio sogno, il che in questi anni è diventato lo stesso. Perché solo chi ha passato gli ultimi 3 anni a Sarajevo, città che non a caso è stata chiamata cuore del mondo, sa bene quanta verità sublime sia nei versi del buon tedesco. Ma dov'è il pericolo, cresce ciò che porta salvezza. Là dove è l'odio, che purtroppo ho conosciuto troppo bene, là dove la razza umana ha rinnegato tutto quello che somiglia a bel viso umano, là c'è anche l'amore, che comprende e abbraccia tutto, dal buon Dio al più minuto insetto da lui creato. Mai in vita mia ho sentito tanto amore come all'inizio della guerra, quando ogni istante poteva essere l'ultimo. Camminavo per Sarajevo come la metà buona del visconte dimezzato di Italo Calvino, cercando di sanare le conseguenze del male per quanto potevo. Era poco e anche tantissimo. Mi svegliavo nelle surreali mattine sarajevesi dopo centinaia di granate e spari di sniper in casa di altri, sul letto di altri, ma infinitamente felice perché potevo aprire gli occhi e vedere il cielo di Sarajevo, letteralmente innamorata della vita. So che quel sentimento mi ha aiutato a sopravvivere fino ad oggi. Mi ha aiutato fisicamente a livello trascendentale, mi ha aiutato a sentire che Dio è vicino e difficilmente raggiungibile, ma raggiungibile. Ringrazio le forze positive per ogni granello d'amore in questo girone d'inferno in cui la mia bella città è stata trasformata dai mostri. Ringrazio il Signore per non avermi permesso di odiare, anche se potrei farlo a buon diritto. Ringrazio un certo numero di persone di qui e straniere per il loro amore e le vibrazioni positive con le quali ho potuto cucirmi il giubbotto antiproiettile che mi protegge mentre cammino per le vie di Sarajevo. È la mia unica e più grande protezione. Ringrazio Madre Natura che nel bel mezzo dell'orrore futuristico che pure non augurerei alla vecchia zitella Europa, mi ha permesso di sentire sotto il cuore una nuova vita. Una nuova vita è la promessa che il tutto può terminare in amore e non in odio. Il Bogomilo che è in me sa che il male è sempre presente, ma sa anche che il bene, cioè amore, viene ridato a chi lo sperpera intorno a sé come monete d'oro. La mia città ha ancora di questi ricchi. Perché ve l'ho letto? Perché credo che possiate ben comprendere adesso come chi, come me, è andato a Sarajevo 3 anni fa con lo stesso spirito con cui si andava a fare altri servizi. Io sono un vecchio, faccio questo mestiere da 33 anni, e può capire come a Sarajevo qualcosa sia scattato, come Sarajevo sia diventato un servizio diverso dagli altri. Era a piazza Tiananmen quando ci sono stati gli scontri che hanno fatto migliaia di morti, ero a Berlino quando hanno aperto il muro, ero a Praga quando è iniziata
rivoluzioni di velluto, ero purtroppo anche a Bucarest, in Romania, durante la sanguinosa rivoluzione del dicembre. Ebbene, mai sono stato tanto coinvolto in un servizio come a Sarajevo. Questo perché? Perché, come si capisce bene anche da questo fax, da questa lettera, la gente di Sarajevo è stata educata in una maniera diversa, credo, da tutti gli altri. Perché a Sarajevo, centinaia di anni di convivenza e di tolleranza reciproca, di culto del buon vicinato, di rispetto dell'altro con la A maiuscola, ebbene, queste cose che non appartengono al DNA, ma sono frutto soltanto di cultura e di educazione, bene, a Sarajevo hanno creato dei cittadini incredibili, delle persone meravigliose. Vorrei soltanto, so che il tempo è brevissimo, raccontarvi un paio di aneddoti per cercare di farvi capire che cosa significa essere sarajevesi e vivere a Sarajevo. Tutti coloro che... Sarajevo è una città piena di spirito, è una città che, come sapete, ci sono musulmani, ci sono cattolici, ci sono ortodossi, e ognuno di loro ha il suo modo di esprimersi, ha il suo slang, di salutare, eccetera. Ebbene, però, quando due cittadini di Sarajevo non si conoscono e vengono presentati, se non riescono a capire bene l'altro che cosa sia, bene, non userà mai il proprio slang per salutarlo, ma cercherà una formula più neutra. Questo perché? Perché teme che se lo salutasse col suo slang, l'altro potrebbe offendersi. Certamente non si offenderebbe, ma c'è questo timore, e per rispettare l'altro si usa una formula neutra. Chiudo raccontandovi una cosa che a me mi ha colpito molto. Voi sapete che Sarajevo è una città, l'abbiamo già detto, multiculturale e multireligiosa. Ci sono quattro religioni che hanno convissuto per 500 anni e non si vede perché non dovrebbero convivere ancora. Ebbene, nelle case di Sarajevo, nelle case degli ebrei, nelle case degli ortodossi, nelle case dei cattolici di Sarajevo, ci sono sempre o quasi sempre dei piatti, delle pentole, delle padelle dove non è mai stato né mangiato né cucinato il maiale. Questo perché? Perché se domani venisse a pranzo ospite loro un musulmano, è su quelle pentole, su quei piatti che si cucinerà e si mangerà quello che viene preparato e che non sarà il maiale. Questo è un rispetto incredibile che sia dell'altro. Magari quello stesso musulmano è uno, come spesso capita, che beve, che mangia maiale, prende il prosciutto, eccetera. E però, in ogni caso, per rispetto a lui, si usano queste stoviglie, si usano questi piatti. Ecco, credo che questo basti soltanto già per capire che cosa significa e per capire come uno come me, che era andato lì neutrale, pronto a descrivere quello che vedevo, oggi sono invece molto coinvolto nelle vicende di Sarajevo. Per citare uno dei protagonisti di uno dei piccoli video che abbiamo visto, io devo dire che in 3 anni che vado a Sarajevo, ho una casa adesso a Sarajevo, affittata, nella città vecchia, a 400 metri ci sono i cecchini, ma basta non uscire nel cortile e stare dall'altra parte, non si viene colpiti, le granate possono arrivare dappertutto. Bene, io in questi 3 anni in cui sono stato a Sarajevo, a volte anche per periodi molto lunghi, l'ultimo 2 mesi e mezzo, io in quella città credo di aver passato davvero i più bei giorni della mia vita. Grazie. Ecco, io credo che queste rapide note di Bugno abbiano fatto capire una grandissima bugia, no? Che tanta stampa propaganda, che là c'è uno scontro etnico. A Sarajevo non c'è uno scontro etnico, è un campo di concentramento, come diceva il Cardinal Pulic, sotto assedio, dove vivono ancora, credo, 40.000 serbi, no? Bugno, dentro la città, e convivono pacificamente tra loro. Contro questa convivenza c'è il disegno della spartizione degli stati etnici, e per far questo oggi il frutto di questo progetto pazzesco sono 4 milioni di profughi. Accanto a me c'è Antonella Gesulfo, che rappresenta qui l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite,
gli chiediamo come stanno intervenendo brevemente. Diciamo che sì. Lei rappresenta qui il braccio nobile dell'ONU, perché peraltro non ha fatto niente in questo. Grazie per il nobile. Parlare a nome delle Nazioni Unite oggi non è facile. Se siete in Bosnia vi sparano addosso, se siete da qualche altra parte magari vi tirano le pietre o le uova marce. Però io penso che in questo momento le Nazioni Unite si identificano come immobilismo, come incapacità di prendere decisioni, come tentennamenti. Però credo che tutti voi siate osservatori attenti della realtà, anche quella che ci viene trasmessa dai mezzi di comunicazione, e che abbiate chiaramente identificato che da una parte la parte politica delle Nazioni Unite e conseguentemente quella militare è legata alla volontà dei governi che fanno parte delle Nazioni Unite di prendere o non prendere decisioni, di intervenire o non intervenire. Però sapete bene che a fianco della parte politica c'è anche la parte umanitaria delle Nazioni Unite, che è costituita da un certo numero di organismi, organismi di sviluppo, organismi di emergenza, che sono invece molto attivi e operano, io credo, con grande efficienza. E nella ex Jugoslavia questi organismi sono presenti e l'Alto Commissariato per i Rifugiati coordina tutti i loro interventi e coordina anche gli interventi di quel numero immenso di organismi di volontariato, tra cui moltissimi italiani che sono presenti sul terreno con grande efficacia. Vorrei parlarvi però di Sarajevo in particolare, perché stasera siamo qui riuniti per parlare di Sarajevo. Abbiamo sentito dalle testimonianze veramente incredibili degli amici che sono qui stasera la vitalità di questa città, malgrado tutto, la creatività intellettuale, come viva veramente questa città. Ora io penso che se questa città è potuta rimanere in vita in un modo così incredibile, anche merito dell'Alto Commissariato per i Rifugiati e degli altri organismi delle Nazioni Unite, che hanno assicurato per tutto questo lungo periodo di assedio la sopravvivenza fisica della città, nel senso di portare gli aiuti. Avete visto sicuramente in televisione quei convogli umanitari bloccati, sui quali si spara addosso, ma che con una incredibile tenacia, testardaggine direi, continuano a provare ad arrivare nella città, aspettano giorni e giorni, permessi su permessi, e finalmente arrivano. Ma soprattutto il ponte aereo, che è stato il ponte aereo più lungo della storia, cominciato nel luglio del 92 e sospeso nell'aprile di quest'anno, e noi diciamo sospeso, non diciamo interrotto, perché purtroppo l'aeroporto di Sarajevo è stato chiuso per motivi di sicurezza e non è ancora riaperto. Questo ponte aereo ha effettuato oltre 12.000 voli, e di recente esclusivamente da Ancona qui in Italia, 12.000 voli, con un'infinità di incidenti, 250 e più volte su cui hanno sparato gli aerei, e l'incidente più grave è quello nel quale purtroppo hanno perso la vita quattro italiani su un aereo che è stato abbattuto. E questo ponte aereo non è stato soltanto un mezzo per trasportare più di 150.000 tonnellate di viveri di altri generi di prima necessità, ma è anche stato il legame di Sarajevo col mondo esterno. Ha portato giornalisti, più di 8.000 voli di giornalisti di tutto il mondo sono potuti arrivare a Sarajevo grazie ad esso. E poi hanno portato delegazioni straniere di tutto il mondo, anche delegazioni culturali, per mantenere vivo il legame di questa città con il mondo esterno. E ha portato fuori casi urgentissimi di persone che dovevano essere operate o curate in altri ospedali, perché gli ospedali di Sarajevo e di altre città non avevano i mezzi per farlo. Quindi diciamo un'opera veramente grandissima fatta da questo ponte aereo, del quale siamo estremamente orgogliosi. Ora, questo era soltanto per darvi un esempio di cose molto concrete, molto pratiche, che le Nazioni Unite sono in grado di fare quando c'è la volontà, quando ci sono i mezzi, le risorse e soprattutto la testardaggine, la tenacia. Quindi vi invito ad avere fiducia anche nelle Nazioni Unite, a sostenerle e sperare che prima o poi tutto questo porti finalmente alla fine dell'assedio di Sarajevo e che si possa tutti un giorno andarci. Grazie. Grazie. Anche a far pressione presso i nostri governi perché riprenda il ponte aereo, perché l'inverno non è lontano, abbiamo sentito l'appello anche del Cardinale.
Roberto Formigoni, allora, voi dovete sapere, la prima legge regionale della Lombardia, dove presidente da poco, la legge numero 001, è stata questa legge che ha destinato dei fondi per la Bosnia, ma che in qualche modo ha adottato, la regione Lombardia ha adottato la Bosnia Erzegovina. Sapete che sul pennone del Pirellone, del palazzo della regione, scusa, hanno messo la bandiera della Bosnia, e di notte so che anche si accende e compare una scritta Bosnia. Pace in Bosnia. Pace in Bosnia. Allora, questo è stato sicuramente un grande atto politico e chiediamo a Formigoni di spiegarlo. Sì, è stata evidentemente una goccia nel mare del bisogno, però il tentativo è partito dall'esigenza a cui non si poteva non dare risposta, di reagire al vuoto della politica in questi anni. Dovendo brevemente parlare di politica nel mio intervento, io userò un linguaggio e dirò delle cose diverse da tutti gli altri, perché la politica di fronte al dramma della Bosnia, come prima della Croazia, della Slovenia, è stata caratterizzata da questo tema, dall'assenza, dal vuoto colpevole, dall'incapacità di dare risposta. Quella che sta svolgendosi nei territori della ex Jugoslavia, oggi in Bosnia, non è una guerra recente. Dura da più di 4 anni, è cominciata nella primavera del 91. Da allora la comunità internazionale è sempre stata assente, ha ignorato il problema. Io ricordo nel maggio del 91 la guerra era in Slovenia, io ero allora vicepresidente del Parlamento europeo, venne una delegazione ufficiale della futura Repubblica di Slovenia al Parlamento europeo, nessuno volle riceverla. La ricevetti io, ma personalmente, senza alcun mandato, né da parte del Parlamento europeo né da parte dei gruppi politici. Poi c'è stata l'epoca di quello che io chiamo il fumo negli occhi della popolazione occidentale che cominciava ad essere informata dalle televisioni, dalla stampa e andava in qualche modo tranquillizzata. E allora è stata l'epoca dei falsi negoziati, dei falsi negoziatori, tutti di origine britannica, ma non voglio aprire una polemica in questa direzione, delle false zone protette, delle grandi promesse a cui sarebbero seguite sempre e costantemente le smentite, perché non si è mosso un dito, non si poteva e non ci si doveva impegnare. L'atteggiamento della politica, ma in qualche modo, amici, l'atteggiamento della comunità internazionale, quindi in qualche modo anche nostro, di molti, è stato l'atteggiamento della viltà, perché scendere in campo in Bosnia o nei territori dell'ex Jugoslavia significava rischiare. Scendere in campo in Bosnia significava e significa inevitabilmente morire. È un linguaggio duro, ma va detto. E non c'è più in Occidente, forse la ragione sta qui, un motivo per cui valga la pena di morire. Evidentemente io non sto parlando di una guerra di aggressione, sto parlando di una guerra di difesa, di interposizione. Ma quando la guerra è palmo a palmo, quartiere per quartiere, città per città, casa per casa, inevitabilmente scendere a difendere il diritto dell'uomo e mettere a repentaglio qualcosa di sé. Questa è una guerra di interesse, è stata definita in mille modi, religiosa, etnica. Questa è, come tutte le guerre del mondo, una guerra di interesse, di interessi forti, interessi economici, interessi strategici. Questa è una guerra particolarmente odiosa perché l'obiettivo di questa guerra è l'annientamento totale dell'avversario. Chi combatte non vuole vincere, non vuole solo vincere, ma vuole distruggere, cancellare l'identità. Questa è una guerra che ha cancellato l'identità dei popoli, dovunque sia passata. Ricordate, in Croazia l'accanimento contro i monumenti, bisognava distruggere l'identità dell'avversario, del popolo, distruggere le biblioteche, distruggere le città, distruggere le case, distruggere i monumenti, annientare le persone, lo stupro di massa, la deportazione, i lager, non per vincere la guerra, ma per distruggere l'avversario. La pulizia etnica non è una conseguenza della guerra, la pulizia etnica è l'obiettivo della guerra. Si fa la guerra per spazzare via la memoria di colui col quale una volta si conviveva fianco a fianco.
Questa è una guerra di interessi forti, è chiaro che sono coinvolti interessi europei ed interessi occidentali. L'obiettivo che qualcuno ha in testa è quello di tenere chiuso ancora per chissà quanti anni il bacino del Danubio o l'area padano-adriatica-danubiana, un'area che in passato è stata un'area importantissima di scambi, di ricchezza, di civiltà, e che oggi qualcuno pensa, teme, potrebbe forse far concorrenza ad altre aree forti, all'area atlantica, all'area renana. Io non so e non mi interessa investigare chi paghi questa guerra, ma certamente qualcuno paga questa guerra. I mezzi profusi sono enormi. Se fate il confronto con il prodotto interno lordo delle povere repubbliche ex jugoslave e il massiccio spiegamento di armi costosissime, è evidente che qualcuno le paga. Non sto dicendo che lo paga qualche Stato, forse qualche comparto di qualche Stato potente. Non sto dicendo che lo paga qualche multinazionale, ma forse qualche settore di qualche potente multinazionale. Ma certamente c'è l'interesse che questa guerra prosegua. Questa è una delle tipiche guerre il cui obiettivo è che non finisca mai, che duri il più a lungo possibile. È la caratteristica delle guerre dopo che erano finite, che erano state ottimisticamente proclamate la fine di tutte le guerre. Dal 1945 ad oggi tutte le guerre che si sono succedute hanno l'obiettivo di durare il più a lungo possibile, come in Medio Oriente, in Palestina, nel Golfo, nell'Iraq e tante altre. Questa è una guerra che non deve finire, perché quella regione non deve e non può tornare ad essere centro di civiltà, di costruzione, di commerci, di culto religioso, di convivenza pacifica, perché potrebbe danneggiare qualcun altro. Noto di passaggio che questa guerra di chiusura coinvolge pesantemente l'Italia. L'Italia è o sarebbe o dovrebbe essere interessatissima alla fine di questa guerra, perché l'Italia è chiusa lungo tutto il suo versante orientale da questa guerra, come nel versante sud è chiusa o semichiusa dal Mediterraneo ancora, nonostante tutto in fiamme, dalla soluzione ancora non trovata del problema medio orientale. Faccio un'altra notazione di passaggio: questa è una guerra a cui è legato il destino dell'Europa, è stato detto più volte questa sera, sottolineo un passaggio accennato prima, perché oggi la Bosnia, il paese interessato, è il luogo in cui in Europa vive la popolazione musulmana più numerosa, appunto, di tutta l'Europa. La Bosnia era uno Stato laico, interconfessionale, civile. Quando sono stato a Sarajevo sono rimasto colpito dalla descrizione che il sindaco allora mi fece, oggi l'ambasciatore il console di Bosnia e Erzegovina a Milano, perché mi disse: vede, qui convivono musulmani, ortodossi, cattolici e poi tanti altri, ungheresi, tedeschi, ma Sarajevo non è una città divisa in quartieri, non c'è il quartiere musulmano, quello ortodosso o i quartieri cattolici, non c'è neppure la via, la casa, l'intreccio è totale, perché l'uomo serbo ha sposato la donna musulmana e la cattolica ha sposato l'ortodosso e convivevano insieme ed era un miracolo di convivenza. Si è voluto distruggere questo, si è lanciato un segnale, abbiamo lanciato un segnale disastroso sul piano della convivenza internazionale. Oggi il mondo musulmano è attraversato da preoccupazioni potentissime in questa direzione e noi sappiamo quanto nel mondo musulmano covi il pericolo drammatico, epocale, del fanatismo religioso e politico. Eppure si è voluto distruggere un luogo di una convivenza pacifica tra etnie diverse e tra culture diverse. Che cosa fare? Perché c'è un qualche cosa che deve essere fatto. Che cosa possiamo fare noi? Che cosa può fare una regione italiana o un'amministrazione o un popolo, una nazione? Credo che, senza pretesa di esaustività, ovviamente si possano indicare alcune cose che si possono, che si debbono fare. La prima è che bisogna continuare ad andar là, ad ogni livello, umanitario, politico, oppure continuare a far venire qua, mantenere il livello dei rapporti umani, del dialogo, per tenere desta l'umanità. Secondo, certamente l'intervento della Croazia in queste ultime settimane ha temporaneamente supplito alla nostra assenza, anche se ha fatto scatenare problemi di pari intensità.
e ha portato a disastri e a vendette altrettanto pesanti. Però la situazione nuova che si è creata in questi giorni è, se lo volessimo, se la comunità internazionale realmente lo desiderasse, è l'occasione per un negoziato serio a livello diplomatico e per una interposizione seria a livello di dispiegamento di forze sul territorio. Però c'è anche qualcosa in più, più vicino alla nostra portata, che io ho sentito più vicino all'iniziativa ad un'offensiva anche di un territorio che non ha poteri di politica estera, come una regione italiana. La legge che abbiamo approvato, che Riccardo ricordava prima, è la prima delle iniziative che abbiamo voluto mettere in atto. Noi vorremmo tentare quella che possiamo chiamare una offensiva di iniziative negoziali su scala regionale e subregionale. Vorremmo vedere se riusciamo a inventare nuove forme di aggregazione, degli incontri, dei convegni, far incontrare tra di loro degli operatori economici, degli imprenditori, lombardi, veneti, piemontesi, con dei possibili imprenditori croati, musulmani, bosniaci, operatori economici, operatori sociali, mettere in piedi una politica di collaborazione per vedere di far nascere nei territori della ex Jugoslavia come delle piccole comunità economiche, politiche, delle piccole Unioni Europee, delle piccole CEE. Credo che senza fenomeni di aggregazione politico, economico, sociale di questo tipo nulla nasce. Tenendo conto delle esigenze di tutti, anche degli aggressori, perché certamente c'è un problema serbo, una nazione, una regione grande come la Serbia ha un problema di collegamenti internazionali, di sbocco al mare, tenendo presente che questo è un conflitto che se non lo fermiamo qui rischia di deflagrare. È passato dalla Slovenia alla Croazia alla Bosnia, ma c'è il Kosovo che ha una situazione drammatica, con una minoranza albanese tenuta in condizioni di semischiavitù, c'è la Macedonia e ci sono mille e mille regioni, enclave, minoranze. Non c'è una regione dove sia compattamente maggioritaria una popolazione rispetto a un'altra, appunto è un intreccio di tutti. Se non lo fermiamo qui, ma dal punto di vista politico lo possiamo fermare soltanto mettendo in piedi appunto meccanismi nuovi, tentando ciò che non è mai stato tentato, rischiando quello che può sembrare impossibile. Si cercherà di tenere un convegno in una città cosiddetta periferica nel prossimo ottobre, pescare la sede prescelta. Sull'altra sponda del mare Adriatico, di quello che una volta era chiamato Golfo, Golfo è qualcosa che unisce, mare è qualcosa di divide, anche le parole servono per fare la guerra o per fermarle, per far incontrare appunto operatori economici, politici, sociali. La Lombardia prenderà un'iniziativa su quel terreno internazionale, a livello di quell'organizzazione internazionale che riunisce insieme alcune regioni dell'Italia e alcuni stati oggi indipendenti, Alpe Adria. Faremo questi convegni, lanceremo queste iniziative, convinti, e chiudo, che questa non è un'eccezione, drammaticamente, dolorosamente, ma non lo è. Il futuro lungo il quale ci siamo addentrati, se siamo realisti, rischia di presentarci sempre di più di questi problemi, altro che fine della storia, come qualche storico affrettato aveva preteso di dire dopo il crollo del muro di Berlino, consapevoli che queste sono sfide alla nostra umanità. Come diceva il Cardinale, non possiamo cessare di combattere, di darci da fare finché uno solo dei nostri fratelli e la sua vita sono in pericolo in qualunque zona del mondo. Ma guai se la politica si arrestasse, si arrendesse, se non si lasciasse interrogare, mettere in discussione e mettere in crisi di fronte a queste sfide. Grazie. Che fare l'iniziativa politica, diceva Formigoni, che fare, che possiamo fare noi qua, poi vi dirò cosa faremo noi come giornale, ce lo spiega, ce lo dice Giorgio Vittadini, che è presidente della Compagnia delle Opere. La cosa che colpisce è che è una tragedia che si svolge a poca distanza da qui e che in generale comunque, anche se a poca distanza, sembra lasciare indifferenti, anzi i giornali hanno scritto, scrivono su questa indifferenza, che riguarda anche noi perché non in serate come questa
ci può capitare anche a noi di vivere tranquillamente non pensando che abbiamo una guerra a 40 chilometri di distanza. E secondo me la prima cosa è capire il motivo di questo. Perché siamo indifferenti? Forse perché percepiamo questa guerra e le guerre come un'eccezione e non capiamo che la guerra e queste guerre sono la regola, perché in questo momento dove dovevano finire le guerre ce ne sono molte di più. Ci diceva un nostro amico prete che in Tagikistan c'è una guerra con 12.000 morti di cui i giornali non parlano neanche. I nostri amici che sono in Ruanda ci continuano a parlare della guerra lì. In Africa ce n'è l'ira di Dio, in Asia pure. La guerra rischia di essere la condizione normale della vita, non l'eccezione da mandar via. Anche perché oltre alle guerre generali c'è la guerra di tutti i giorni, c'è la violenza continua di una situazione delle nostre vite, delle nostre città. Dico questo non per dare un quadro disperato della situazione, ma per renderci conto che la vita è drammatica, cioè che non si può essere superficiali rispetto alla vita, che non si può vivere tranquillamente ignorando che c'è una condizione umana che porta a questa drammaticità, a questa violenza. E che quindi, arrivo a questo prima di passare a come è possibile aiutare, come vogliamo aiutare questa gente, il primo lavoro, il vero lavoro, il lavoro di tutti i giorni, la costruzione contro la guerra, è un'educazione. Quello che stiamo facendo in questi giorni è un'educazione, una mentalità diversa. Senza questa educazione, una mentalità diversa, noi non crediamo né in organismi internazionali né in nazioni che negoziano. Noi siamo convinti che la guerra durerà e che la violenza durerà. Per questo questa educazione, di cui i giornali non parlano, perché interessa di più la polemica partitica che un lavoro di educazione di tutti i giorni. Questa educazione ha una mentalità diversa, fatta della sensibilità al bello, al vero, al giusto, sentendo da un astrofisico a un poeta. È il primo lavoro che noi facciamo, è il nostro contributo, perché si costruisce la pace costruendo singoli uomini diversi e liberi, perché questi singoli uomini porteranno il peso enorme se avranno una mentalità diversa, come fu per i monaci nel Medioevo, perché questo fermò una civiltà violenta. Adesso per noi è la stessa cosa. Allora la prima questione è questo tipo di costruzione di una mentalità diversa. Senza questo tutto un imbroglio, perché abbiamo visto troppi uomini di pace diventare violenti il giorno dopo, troppe rivoluzioni nate per la pace diventare violenza. Anzi, possiamo dire che nel 1995 forse siamo meno ingenui di quanto si era nel 1968. Questo è il primo lavoro che vogliamo fare, di costruire questa mentalità, perché questa fonda per noi la condivisione. Se, per non essere un aiuto umanitario che lascia il tempo che trova, deve essere fondata sul costruire una mentalità diversa. Noi siamo stati presenti negli ultimi anni in tutte le emergenze, in tutte le guerre. Siamo andati in Kurdistan, quando tutti inneggiavano alla guerra allora. E solo Formigoni si astenne al Parlamento su questo tipo di provvedimento. Da destra e sinistra si era d'accordo su questo tipo di guerra. Andammo in Kurdistan, siamo andati in Ruanda. Siamo stati presenti dall'inizio di questa guerra in Jugoslavia a condividere la situazione direttamente, essendo in contatto con quelli che sentivamo gli unici interlocutori che non potevano non fregarci, cioè la Chiesa. Ma questa condivisione innanzitutto per noi è la costruzione di una mentalità, di una condivisione. Io sono molto felice di aver sentito oggi le testimonianze di persone, perché per noi il primo modo di aiutare è rivolgersi a persone come noi, di tutti i giorni, mettersi in contatto direttamente con loro. E infatti l'intervento che abbiamo fatto in Jugoslavia finora è stato un intervento di sostegno alla vita di persone. Abbiamo inventato l'idea delle adozioni a distanza di bambini, le nostre famiglie hanno adottato 1.500 bambini in Croazia e in Bosnia, con l'idea di sostenere la vita di persone senza sradicarle, di bambini, poterli farli studiare, poterli farli vivere lì. Abbiamo mandato sostegni finanziari e sostegni in termini di materiale scolastico, di viveri, di opere sanitarie.
direttamente a persone perché potessero essere loro i protagonisti di questo, perché abbiamo imparato in tutto il mondo che senza avere come interlocutori della gente che fosse soggetto del loro destino, le istituzioni, anche i governi, i migliori di tutti, non potevano costruire nulla. Allora oggi il tipo di aiuto che vogliamo dare, oltre, ripeto, a quello di un'educazione diversa, perché un'educazione diversa farà uomini che sapranno fare anche atti eroici, oltre a questo è quello di individuare alcune situazioni, alcuni fatti particolari in cui il nostro intervento, inevitabilmente limitato, può essere di esempio. Sicuramente il continuo sostenere i bambini profughi tramite l'adozione a distanza, questo senz'altro, secondariamente, perché questo è aiutare quel bambino, quell'altro bambino, quell'altro bambino, cioè permettere che ci siano delle persone che vivano. Sicuramente l'invio di aiuti alimentari destinati alle fasce più deboli della popolazione, con il nostro banco alimentare che prende viveri dalle grandi imprese alimentari italiane, abbiamo continuamente mandato, appunto rivolgendosi soprattutto alle diocesi, questi che poi li hanno distribuiti a tutti, questi aiuti materiali. Avendo cominciato l'invio di attrezzature sanitarie e farmaci, siamo molto felici di dire, lo vorrei dire per rispondere subito, per poi mettermi in contatto, che l'invito alla nostra amica, dato alla nostra amica di mandare materiale sanitario e farmaci, è una forma concreta che vogliamo continuare, vogliamo a questo punto finalizzare un punto concreto. Potremmo veramente prendere questo ospedale e la sua persona come l'interlocutore a cui mandare queste attrezzature sanitarie e farmaci, tra l'altro attrezzature sanitarie che molte volte in Italia si buttano via. In particolare poi direi che la nostra azione può continuare a rivolgersi alla diocesi di Sarajevo. Ricordo che nel 1994 il vicario della diocesi di Sarajevo ricevette qui un'ingente somma di denaro proprio raccolta tra di noi, quindi il rapporto con il cardinal Pulic e la diocesi secondo noi può incarnare l'aiuto alla diocesi di Sarajevo. Ma proprio dal cardinal Pulic e dal vescovo di Banja Luka c'è un'altra situazione drammatica finora ignorata da tutti, la situazione della diocesi di Banja Luka, dove in questo caso sono cattolici croati, ma per noi la nazionalità non ha nessun valore, come non ha valore l'idea di scegliere una religione o un'altra quando c'è di mezzo la questione di un aiuto alla persona. Però questa è una situazione drammatica in assoluto, perché dato questa diocesi di Banja Luka è uno dei punti dove l'immigrazione forzata, in questo caso di profughi serbi, ha da tempo distrutto la popolazione cattolica. Sono 60.000 persone sono state costrette a emigrare, su 50 edifici di culto 43 sono stati distrutti. Secondo questo metodo, se queste persone possono pagare 2.000 marchi, viene concesso di abbandonare la Bosnia e di rifugiarsi in Croazia. Se non hanno soldi, vengono internati in campi di concentramento e non se ne conosce più il destino. Adesso l'emigrazione forzata dalla Craina costringe rende ancora più drammatica questa situazione. Il vescovo di Comarica di Banja Luka ci invita a rendere innanzitutto presente questa situazione, perché non ci sono politici di nessun tipo che la rendono presente. Ed è un vero e proprio genocidio ed è un vero e proprio esodo di cui non si parla. È nata una persecuzione verso i religiosi, molte suore sono riuscite a fuggire con abiti civili. Viene impedita addirittura la sepoltura dei cattolici morti, i corpi vengono eliminati affinché non resti nessun segno, neppure nei cimiteri, della presenza cattolica. Allora Monsignor Comarica offre la massima solidarietà a tutti i concittadini, sia agli abitanti della regione di Banja Luka, sia ai rifugiati. Non vuole lasciare la diocesi, ma ha bisogno di un aiuto. Allora il secondo punto di aiuto, oltre a quello della diocesi di Sarajevo, che continua, sarà questo punto. Vogliamo innanzitutto denunciare alla stampa come un segno, non l'unico, non quello particolare, ma un segno tragico di cui nessun altro parla, di cui qui parliamo noi, in cui vogliamo in questo momento incanalare i nostri aiuti. Aiuti che saranno sicuramente aiuti monetari, aiuti di invio di viveri, e appena si potrà, come abbiamo sempre fatto,
sia a Sarajevo che Banja Luka l'invio di persone, perché l'abbiamo fatto in Ruanda, come dicevo, l'abbiamo fatto in Kurdistan, vorremmo farlo anche qui. Subito questa sottoscrizione per questi aiuti monetari e di invio di viveri, appena si potrà, l'invio di persone nostre, cioè l'invio che qualcuno di noi vada a sostenere le opere di sostegno alla popolazione, come in Ruanda, dove, come sapete, sosteniamo un grande orfanotrofio pieno di profughi, anche lì vorremmo farlo appena possibile. Tra l'altro, questa testimonianza è resa possibile dal fatto che nostra gente va ancora regolarmente in questi momenti difficili a Banja Luka, e vorremmo infatti adottare come modo di mandare questi aiuti, come abbiamo anche qui sempre fatto, non altri mezzi indiretti, ma il fatto che qualcuno di noi vada continuamente. Allora, questo che sicuramente è un piccolo segno, questi due interventi, il continuo aiuto alla situazione di Sarajevo e il secondo, questa nuova situazione di Banja Luka, sono quindi per noi solo un esempio. Un esempio con cui però battagliare tutti i giorni come mentalità, per lottare contro l'indifferenza, per rendere presente questo lavoro educativo che soprattutto, ripeto ancora, è la vera lotta contro la guerra. Grazie Giorgio. Allora, per essere, voglio dire, queste informazioni, io invito a non andare via perché c'è un fuori programma, cioè c'è sia Claudio Chieffo che vuole cantare una canzone, Sarajevo, cioè che è sul suo ultimo disco, sia Emil Grebenar, che ci dedica, siccome oltre ad essere un grande fotoreporter e un grande chitarrista, ci dedica anche lui una canzone di Sarajevo, e volevo invitare sul palco tutti gli amici di Sarajevo qui a sedersi qua con noi. Sì, vi dicevo, noi sul giornale, sul settimanale Vita, vi terremo informati ogni settimana delle iniziative dell'AVS e di tutte le iniziative che ci sono. Per esempio, Chiara vuole fare, ha un progetto per chi vuole, per chi è interessato a degli atti creativi, di fare un film con contributi di volontariato creativo a Sarajevo. Ecco, queste come mille altre cose, come l'iniziativa di Banja Luka. Quindi vi invito a seguire su Vita queste iniziative, comprandole, abbonandovi. E allora, tutti gli amici Sarajevo, li ancora applaudiamo e li ringrazio per la fatica che hanno fatto a venire e per l'umiltà con cui hanno parlato per pochi minuti. Allora, io, Chiara, se tu coordini Chieffo e Grebenar con una chitarra, prima direi Claudio ci canti allora Sarajevo, prego, dottore. E poi chi vuole, alla fine, gli amici di Sarajevo volevano star qui per chi voleva fargli domande, finite le due canzoni. Quante volte ancora dovrò guardare gli occhi dei bambini di Sarajevo prima che mi si strappi il velo intorno al cuore? E da quanti maestri dovrò bussare per trovare parole rassicuranti che mi spieghino che il male lo fanno solo gli altri? Come sarebbe meglio che mi gettassi in mare con una pietra al collo pesante per non continuare a fare il male, il male.
nessuno è più custode di suo fratello. Vieni come un fulmine nella notte e illumina la strada dimenticata, mostraci per cosa è fatto il nostro cuore. Ringraziamo anche Chiara che invita Emil Grebener. Microfono. Meira. Questo è un nome, una donna. Siamo adesso il microfono. La chitarra. Non è sparita. Chiefo, ridacci la chitarra. Grazie. Шла вода, от брега до брега, проняла мейру на табу, проняла мейру на табу, айде мейру, знамо вечера. Večerajte, mene ne čekajte, večerajte, mene ne čekajte, mene čeka gotova večera, uđene tu među žene tu među hurijama. Selam čete mojoj staroj majci, neka klanja petva kad namaza, neka klanja petva kad namaza, neka posti mjesec Ramazana, neka meiri namjeni kurbana, neka meiri namjeni kurbana. Grazie. Grazie. Allora, grazie, ringrazio ancora una volta gli amici Sarajevo. Per chi volesse poi avvicinarsi a fare domande, l'assemblea è ufficialmente chiusa perché so che tanti devono andare, loro rimangono ancora un po' a disposizione, qui è informale davanti. È sciolta l'assemblea, adesso c'è l'amicizia che è nata, speriamo. Ciao. Ringraziare Milenko Prostojevic per i video meravigliosi veramente che ci ha mostrato. E poi vorrei dire un'ultima cosa, che questa serata da Sarajevo hanno partecipato cattolici, musulmani
e ortodossi, ma noi non vi abbiamo mai detto né mai vi diremo chi sono.